noi in preparazione di questa manifestazione abbiamo scritto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, stiamo facendo incontri con tutte le forze politiche che sono disponibili a farlo, alcuni li abbiamo già fatti, altri sono in programma, proprio perché, non solo per presentargli la piattaforma, ma anche per dirgli cosa secondo noi deve essere cambiato di quella legge di stabilità e come debbano essere affrontati determinati temi. Su questo volevo intervenire, perché mettendo questi due piani insieme nella manifestazione, voi avete, per ottenere un risultato sul piano delle modifiche della legge di stabilità, la necessità di sponde politiche. In questo momento, perché la legge di stabilità si cambia in Parlamento, certo. E in questo momento ci sono dei movimenti politici importanti dentro il Partito Democratico e fuori dal Partito Democratico. Voi pensate che sia possibile un rapido cambio di quadro politico tale da mettere in discussione le politiche del governo Renzi, che è contrastate radicalmente? No, il nostro problema intanto è la legge di stabilità, la votano entro il 20 di dicembre, no? Quindi io non credo che entro il 20 di dicembre noi cambiamo quadro politico, a parte che non è il nostro obiettivo. Il problema è che se tu non sei d'accordo su una legge di stabilità, o lo dici e provi a mettere in moto tutte le azioni necessarie perché il Parlamento le possa cambiare entro il 20 di dicembre, non serve a niente. Quindi il fatto che noi ci muoviamo adesso è perché in questi giorni stanno discutendo il Senato, discuteranno. Io non so se come al solito metterà la fiducia o non metterà la fiducia. Io dico che negli incontri che stiamo facendo, abbiamo incontrato SEL, il PD, Scelta Civica, abbiamo incontrato altre forze, ci sono in programma altri incontri, io mi limito ad osservare che i rilievi che noi abbiamo fatto, le proposte che abbiamo avanzato, a parole trovano, non stiamo dicendo delle follie. Cosa succederà? Non lo so. Il nostro obiettivo adesso non è cambiare il quadro politico, il nostro obiettivo adesso è cambiare la legge di stabilità e dire allo stesso tempo la scelta della CGIL, insisto, la trovo forte ed importante come messaggio, non stiamo scherzando. Siccome consideriamo che alcune leggi sono davvero una regressione inaccettabile, se dovessero andare avanti e continuare a non ascoltarci come se non esistessimo, debbono sapere che mettiamo in campo qualsiasi iniziativa, compreso in questo caso un referendum abrogativo di leggi sbagliate. Quindi non stiamo scherzando, questo è il quadro. Poi ogni forza politica risponderà, noi giudichiamo le forze politiche per quello che fanno adesso. Quindi se le forze politiche sono d'accordo a introdurre il reddito di dignità, noi siamo d'accordo e noi ci vogliamo che discutiamo chi è che me lo dice. A me mi interessa chi lo fa, se lo fanno o se non lo fanno. Quindi noi l'operazione che stiamo facendo in questo caso è un'operazione totalmente sindacale e non ci possiamo che rivolgere al Parlamento, è lì che fanno la legge di stabilità e che la votano, non possiamo che rivolgerci a lì e a tutti i soggetti che lì dentro ci sono. Poi che evoluzione c'è nel quadro politico lo vedremo, adesso non è un nostro compito, noi facciamo delle nostre azioni. Poi se le forze politiche sono d'accordo con quello, benissimo, qui veniva detto sulla scuola, come è noto è un settore, oltre le mobilitazioni che ci sono, ci saranno il 29 o il 28 di novembre, c'è la manifestazione di tutti i sindacati del settore della scuola, c'è tutto un movimento aperto anche dentro il settore della scuola, studenti, insegnanti, genitori che riguardano pure lì come fanno a cambiare una legge che è sbagliata. Quindi siamo di fronte ad una fase in cui le cose non sono ferme, no? Quindi il nostro, come è noto, queste decisioni noi le abbiamo prese prima anche di movimenti politici, no? Dal nostro punto di vista c'è un elemento di coerenza. Noi un anno fa, quando proprio di questi giorni eravamo con scioperi generali, con manifestazioni, dicemmo già allora che non ci saremmo fermati, che sapevamo che il governo poteva anche andare avanti, che non erano d'accordo e che avremmo valutato e deciso che cosa fare. Quindi noi non ci nascondiamo le difficoltà, i problemi, perché uno deve essere realista, no? Siamo di fronte a un governo che non discute con i sindacati, non con la FIOM, non discute con nessuno, va avanti come ritiene più opportuno, mette la fiducia. Allora, noi, la nostra valutazione è che secondo noi questo governo su questi provvedimenti non ha il consenso della maggioranza delle persone cui questi provvedimenti vengono applicati. E noi vogliamo dare voce a questo e insieme vogliamo, sia sul piano contrattuale che il nostro mestiere, vedremo cosa si ottiene, ma anche sul piano legislativo, e siamo costretti a porci questo problema oggi, perché il governo non è che discute prima o accetta di poter mediare tenendo conto di altri interessi, va avanti, dovremo decidere che cosa fare. Per questo io dico, non so, vorrei trasmettervi questa cosa, dal nostro punto di vista siamo in una fase inedita con cui dobbiamo fare i conti e che quindi anche l'azione, tra virgolette, sindacale classica,
non ha più lo spazio, perché se c'hai qualcuno che non ti convoca neanche, non è che non esiste la concertazione, non esiste neanche il dialogo sociale, non c'è neanche un luogo in cui questa discussione la puoi fare, no? Il luogo è al massimo la contrattazione con le controparti, che però hanno delle leggi a loro molto favorevoli, vedremo cosa succede, e dall'altra parte sei di fronte al fatto che discute, non è neanche detto in Parlamento, perché dalle voci che arrivano sembra addirittura che potrebbero fare anche il maxi emendamento e mettere la fiducia, no? Ora, noi intanto stiamo dicendo, e con tutti quelli che parliamo, dirgli come andrebbe cambiato, perché e tutto il resto. Valuteremo quello che succede e le azioni da mettere in campo. Non so se sono riuscito a chiarire. C'è lui.